Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Nosferatu. Allora, vediamo dove eravamo rimasti. Carichiamo il dato, un po' buggoso. E rieccoci qua, ragazzi, non mi ricordo nemmeno dove eravamo rimasti. Allora, eccoci qui in questo corridoio. Mi pare eravamo già andati a dove spawnano mostri, però hanno finito. A quanto pare non ce ne sono più. Vediamo se escono di qua, no? Ce ne saranno qui? Ok, vediamo un po'. Vediamo un po'. Che cazzo di schifoso perdone. Dai, ok. Allora, qui cosa c'è? Un bel nulla. Allora, una pietra. Un'aura divina circonda il masso che blocca questo passaggio. Esso può essere spostato solo con l'aiuto della mano di Dio, ragazzi. Incredibile. Incredibile. Non si può aprire questa scatola, ragazzi. La musica carica l'atmosfera. Quindi andiamo a cercare la mano. E vaffanculo, ragazzi. Porca troia, li odio questi giochi. Ok, vediamo un po'. Sbarazzatoci e vacca, care. Guarda, lo odio, te lo giuro, ragazzi. È terribile. Ogni volta che sbuca qualcosa. Oh no, ho bisogno di una chiave che non ho. Quindi corriamo. Non so neanche questo gioco, ragazzi, dove vuole andare a parare. Non mi sono visto nessun video. Voglio venirne a capo da solo. Allora, vediamo che cazzo ci sbucherà fuori adesso. Vediamo un pochettino. Ecco qua, un tizio. Un tizio zombie che viene. What the fuck? Oh, thank God you're here, James. Hai già trovato e portato in salvo zia Emily, zia Sefi, zia Sophie, zio Andrew e Gregory. Devi riuscirci, verranno uccisi. Ah, era una domanda. Ho lasciato il mio equipaggiamento medico tra i miei bagagli all'ingresso principale. Accompagnami laggiù e potrò curare le tue ferite. Sbrighiamoci. Ok, quindi dobbiamo portare questo primo membro. Eh no, non me lo far fuori, vaffanculo. E dai. Oh, com'è possibile? E dai, non ho potuto far niente. E quindi devo caricare il dato, devo rifarlo tutto. Ma vaffanculo. Cane glitchoso del cazzo. E quindi dai, rifacciamo. Rifacciamo, passiamo qui che non spawna niente. Va a cagare. Apriamo questa che era praticamente invisibile. Passiamo qui, uccidiamo questo tizio. Ragazzi, qua non c'era questo tizio. Però ce n'era un altro. Ogni volta spawna un mostro diverso. Ah, qui è dove è del tutto inutile andare. Ah, eccolo, vaffanculo, merda. Ok, apriamo qua. Non ci sta niente. Allora, ok, so già tutto, so già tutto. Fermati tu. Ok, e andiamo, dai. Tanto questi bauli che fanno saltare in aria, ragazzi, come molle. Seguimi, non essere pivello. Andiamo indietro, dai. Andiamo, follow me, follow me. Ormai l'area è sicura, ragazzi. Ho eliminato tutto l'ineliminabile. Però continua a esserci il rumore. È odioso. Adesso sicuro si alza, si sveglia qualcuno di questi. Teniamo sotto controllo il nostro amico che sembra abbastanza rincoglionito. Ok, seguimi, usciamo. Ragazzi, mi ricordo anche la strada. Incredibile. Dai, vieni. Ti vedo abbastanza sicuro di te. Si carica, ok. Siamo usciti. Segui, amico, in quanto qua c'è ancora il prete agonizzante. Possa il signore avere pietà della tua anima, James. Hai trovato il dottor Amsterfield in tempo. Ora lui può occuparsi delle mie ferite. Ho sigillato l'entrata della cripta del vampiro sotto l'ala est con l'aiuto di Dio, ragazzi, un fantomatico Dio che è presente in questo gioco. Trova la mia pergamena divina per disperdere l'aura magica che sigilla l'entrata della cripta. Ho rinchiuso la pergamena in un baule che mi è stato sottratto dalla vampira succube che ha catturato Gregory. Insomma, un casino, ragazzi. Ok, il prete è stato curato. Perfetto. Possiamo quindi accompagnare questo tizio all'entrata, che è qui. Vieni, tizio, venite. Ok. Si carica.
Potete entrare. Thanks for rescuing me, James. Grazie per avermi salvato. Go and find the others before we run out of time. Come back here if you're wounded, and I'll help you with the wounds. E dove sta questa cura fantomatica? Dovrei avere. God bless you for bringing me here, James. But don't leave your family in the claws of the devil. Hurry up and save them. Allora vediamo. Niente. Here's a little something for that bagaglio. Vediamo un po' che ci dice qualcosa questo. Ah, ok, ci ha ricaricato tutta l'energia. Quindi adesso tranquillamente possiamo venire qui. Vediamo lui se dice qualcosa. Guardate ragazzi, quanto è brutto! Brutto! Mamma mia, mamma mia. Quindi adesso dobbiamo andare sotto l'ala est. C'è la cripta del vampiro bloccata. Quindi salviamo ragazzi evitando bug di ogni tipo. E qui è un attimo che bug. Anzi qui conviene salvare ogni volta in uno slot diverso, perché se qualcosa va storto. Allora, vediamo un po', andiamo. Ci dice la cripta sotto l'ala est. Allora, che cosa intenderà per cripta sotto l'ala est? Quella dove c'erano quei tizi pezzi di merda? Vabbè, non è sicuro questa. Vediamo un po' di qua, che ci sta? Ah, non ci sono ancora entrato. Polvere da sparo, interessantissima. Allora, vediamo un po', torniamo qui. Ah sì, intanto non esce niente. Però ragazzi fa infartare comunque, perché c'è un rumore terrificante e viene ogni volta da guardare che non abbia ogni volta droppato un mostro. Allora qui non abbiamo la mano di Dio. Attenzione, un quadro. Ok, andiamo avanti ragazzi. Voglio venire a capo di questa faccenda. Quindi abbiamo capito che qui, a parte quello, non c'è niente. Possiamo salire sopra. Ok, che cos'è? Che cos'è? Chi? Cosa? Cosa strilla? Cosa? Ah, musichetta, musichetta. Che what the fuck? Dai, si è teletrasportato! No, vabbè, dai, che cazzo! È già fuori, come? Come che sono già morto? Devo tornare dal fottuto prete? Ma quanti cazzo ce ne sono? Solo al 25 ragazzi, 15, no vabbè, guarda, io non ci voglio credere, non ci voglio credere. Forse devo equipaggiare la pistola, non sto mettendo cose che magari, vediamo, la pistola con cosa si mette. Torniamo su quella maledettissima torre. Ah ragazzi, adesso gli spiattello un colpo in faccia a questi sacchi di patate. Dai. Ok. Prossimo. Vai. C'ho un sacco. E tu da dove cazzo sei uscito? Ci mette un po' a caricare. Però è bella efficace. Dai. Se si missa praticamente sbagliamo un colpo, equivale a morte certa. No. Dai. Chi? Vabbè, dai, ma io non ci credo che veramente è così. Escono da non si sa dove. Cioè, si sente il rumore e loro escono da un'altra parte. Adesso devo tornare dal fottuto prete a curarmi, altrimenti ci schiatto. Ok. E questo cos'è? Hai trovato un calice con l'acqua santa. Interessante. Ok. Abbiamo un calice con l'acqua santa a questo punto, dato che abbiamo recuperato anche la vita. Meglio salvare. Però con questo pistolozzo, no ragazzi, ho buttato la munizione. Perché vedete, questo gioco è un po' buggato. Cioè se voi ricaricate e il colpo già è in canna, il colpo va buttato. Cioè non è che vi impedisce la ricarica. No, ricarica e buttate un colpo. Quindi se a me viene sempre istintivo di andare a premere ricarica per essere sempre sicuro che l'arma è carica, ma ogni volta che fate così qui buttate un colpo, c'è questa cosa da dire, un po' programmato male. Allora, vediamo un po', siamo di nuovo qui. Mi pareva che prima li avessi eliminati tutti e invece ne esce fuori un altro. Quindi, dai. Non escono più. Prima porta non si può aprire. Vediamo un po' qui che cosa abbiamo. Cosa abbiamo? Stavo per sparare alla panchina, ragazzi, giuro. La salviamo, che se moriamo non mi va di risalire. Che cos'è? Mi sembra di esserci già stato qui.
è un posto uguale a un altro posto. Ok, equipaggiamo la spada. Perfetto, ragazzi. Un'ottima combo. Sto imparando a giocare, per fortuna. Ok. Abbiamo un sacco di munizioni, quindi possiamo sbafognarcele. Qui ce ne sono altre. Un kit medico. Ci sarà un'altra porta con altri oggetti. Vediamo quali. Ti prego, munizioni, che mi piacciono molto. Ho trovato un kit medico piccolo. Ci si fa nulla. Ok. Mi dispiace far fuori tutti questi cani, ragazzi. Non so perché ti costringono a sparare a tutti questi animaletti. Allora, vediamo un po'. Qui che roba c'è adesso? Che cazzo? Dai, non mi fare così, però. Ok, la croce non ci serve. Ricarichiamo. Vediamo un po'. Sono i cessi, ragazzi. Cioè, i cessi. Sono cessi questi. Vediamo qui cosa si cela. Attenzione, scalinata dove sicuro mi piomberà addosso roba, ragazzi, da infarto. Una porta. Chi c'ha? Oh, dai, ti ho preso proprio tantissimo. Vabbè, siamo presi un paio di colpi, ma qui c'è un medikit che per fortuna riporta l'HP e le normalità. Paletto di legno, non li uso mai. Allora, ricarichiamo la pistola e andiamo avanti. Vediamo un po' cosa c'è qui sopra. Ok, muori. Dove è uscito? Non si sa. Ok, pare sicuro adesso. Quindi proseguiamo. Vediamo. Qui niente cosmico. Non abbiamo la chiave. Non abbiamo. Quante cazzo di porte ci sono? Ci serve un miliardo di chiavi. Allora, vediamo un po'. Ah, no, fantasma, croce. E tu invece fortuna c'hai qualche spada nel culo. Ok, allora ci riprendiamo la vita. Un altro medikit qui. Oh, proiettili. Ci servono proprio tantissimo. Non c'è nient'altro, quindi possiamo proseguire. Vediamo un po' che non ci piomba qualcosa addosso. Ok, un'altra porta. Vediamo. Ragazzi, stiamo salendo come se non ci fosse un domani. Che roba è? Tipo una ragnatela, vabbè. Niente da fare. Altra porta che non si può aprire. Oh, che cazzo, what the... Ah, vabbè. Niente che ci impedisca di continuare il nostro percorso, ragazzi. Siamo arrivati. Ragazzi, è l'ultima porta. L'aria è carica di tensione. E non c'è una sega di nulla, neanche un mostriciattolo, un qualcosa. Niente. Ma davvero? Che cos'è? Una chiave, invece è tutto. Attenzione! Bam! Uno! Bam! Due! Tre! Un cecchino con la croce! Bam! Ok. L'ho presa la chiave, ragazzi! Ce l'ho! Ce l'ho! Ho la chiave! Fugone! Torniamo indietro, via! Allora, scendiamo giù, ragazzi, perché penso che aperta la porta siamo arrivati. Oh, un cane polverizzato, ragazzi, mi è spawnato nel mirino. Vediamo un po', vediamo un po'. Oh, attenzione, la porta si apre, ragazzi, si apre. E siamo in un posto davvero, ragazzi, misterioso, misteriosissimo a quanto pare. Ma lo vedremo nel prossimo episodio. Se questo vi è piaciuto e volete supportare questa serie, ragazzi, lasciate un bel mi piace sotto a questo video, anche un commento. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre prossimo video.